intelligenza, ma come abbiamo detto anche di comunità, di creare l'organizzazione. Abbiamo sviscerato questo argomento. Quale consiglio daresti? Questo invece è per te, Pietro. Quale consiglio daresti a una, un ventenne, trentenne, quarantenne che cerca la sua strada nella ricerca? Beh, non è mai troppo tardi. E diciamo che io penso che la curiosità personale alimenti una passione. La passione alimenta la voglia di sapere. La voglia di sapere, se guidata, diciamo, dagli ingredienti giusti del pensiero scientifico, produce dei risultati, perché tutti metti nella ricerca. Quindi alla base di tutto penso che ci sia l'amore e la passione per un tipo di tema, di materia, di tipo di ricerca, se è questa la domanda. Naturalmente oggi non è facile per nessuno fare ricerca, in Italia lo sappiamo, non è facile. Io non posso dare delle risposte se non molto vaghe, perché non conosco praticamente il problema, però io dico una cosa anche alla quale non si pensa mai. Perché uno dice, sì, d'accordo, che consigli dai a qualcuno che vuole fare ricerca? Io dico, tra le varie cose c'è anche l'idea di instillare negli altri la voglia di ricerca. Cioè oggi c'è il web, c'è la possibilità, cosa che quando ho cominciato io non c'era, c'è la possibilità di veramente fare dei blog, eccetera, su dei temi della ricerca, di creare dei gruppi. Ogni tanto quando uno va sul web li trova, è appassionante vedere come ci siano delle expertise incredibili su dei temi. E anche ricordo che quando, diciamo, nell'Egitto di Cleopatra, noi pensiamo sempre alla biblioteca, però accanto c'era il cosiddetto museion, cioè praticamente una sorta di monastero università in cui vivevano, mangiavano, studiavano, eccetera, dei ricercatori, degli studiosi, poi forse corsi, che venivano dalla Grecia, dal Medio Oriente, dall'India forse, e ricordo che Eratostene, che ha calcolato la circonferenza terrestre, viveva lì. Quindi il fatto di mettere assieme degli elementi, come fa anche qui tra l'altro, ci sono in tutti i centri di ricerca, di discipline diverse, stimola tanto il pensiero, perché tu senti l'idea di un altro, un suggerimento di un altro, eccetera. Ecco perché io dico, ci vuole un pensiero scientifico, quindi oltre a fare ricerca, diffondete anche il metodo, il modo di pensare scientifico, che dovrebbe essere anche, insomma, nelle scuole, è molto importante, i ragazzi devono avere un approccio razionale, scientifico, nella vita quotidiana, nelle notizie. Ecco, questo potrebbe essere una soluzione. Questo è un bel messaggio, so che sono anche degli insegnanti dell'elementare, questo è... che si prodigano molto, sì, a cercare di instillare questo tipo di pensiero. Quindi, bene, importante, perché non bisogna soltanto divulgare di fronte alla scienza, ma soprattutto il pensiero scientifico, che è, posso dire, distillato nel buon senso, però questa è la mia opinione. Allora, un'altra domanda, Pietro. Ma quali sono i tuoi consigli per chi vuole diventare divulgatore scientifico oggi? Oggi sì. Devo proprio dare consigli. No, quello l'avevo detto all'inizio, no? Cioè il fatto di avere la passione, di avere una bella formazione, cioè di conoscere bene la materia, di avere delle capacità di racconto sotto vari aspetti, con le immagini, con la voce, con le musiche. È molto importante essere come un compositore, no? Dice, no? Queste sono le cose. Per esempio, noi quando realizziamo i nostri programmi abbiamo ben in mente che la gente a casa torna da una giornata di lavoro o vuole essere distratta, vuole essere però anche soprattutto accompagnata, vuole sentirsi non sola in un settore magari difficile come quello della scienza, della cultura. Quindi, se voi guardate i ritmi, le musiche, i movimenti di telecamera, il modo in cui io mi muovo dentro gli ambienti, la telecamera mi segue, deve dare a voi la sensazione di stare con me, quindi sentite la fisicità del luogo, capite che ho superato un muretto, sto entrando in una porta, sto arrivando a un mosaico, è come se voi stesse con me. Quello è importante perché crea emozione, crea curiosità, cioè le nostre immagini non sono mai
inventate, banali, eccetera, sono sempre molto studiate in modo da rendere gradevole quello di cui parliamo. Può essere una storia, può essere un luogo. E poi direi di più, l'ultima cosa è quel pizzico di amore nelle cose che aiuta sempre. Se tu curi tanto, chi cucina, chi fa le cose, sa benissimo, no? Che come ci metti in passione e amore, beh, c'è una cosa che alla fine tutti rivolgono una seconda volta. Poi anche una grande curiosità, immagino, però. Sì, certo. Io devo dire che questo mestiere mi parla moltissimo. Adesso sono qui per Neanderthal, Sapiens, eccetera, ma sono cose che tu affronti il tuo mestiere e vuoi sapere di più. Qualunque cosa, io non la smetto mai, se stiamo parlando, non so, di Rinascimento, se stiamo parlando di Impero Romano, se stiamo parlando anche qualcosa, della nascita dei colori, io voglio sapere di più e mi appassiono, è un'eterna curiosità, la curiosità deve essere contagiosa, quindi il divulgatore deve avere questo, contagiare di curiosità gli altri. Molto bene. Ho tempo per fare un'altra domanda? Sì, così faccio l'ultima. Stavo dicendo che volevo terminare. Allora, l'ultima, il prossimo passo per l'uomo e l'evoluzione umana sarà verso una maggior consapevolezza di sé e dell'ambiente o l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie ci porteranno verso l'alienazione? Tra 6 anni ne riparliamo. Grazie Alberto. No, grazie a te Stefano. Grazie a voi per aver partecipato. Allora, per gli autografi ci sarà un banchetto all'ingresso. Quindi Alberto, se vuoi puoi fare un po' di autografi. Poi spero di avere il DNA della mano più neanche. Allora ci mettiamo. Grazie.